è stato il libro più importante, poi uno dei libri che amo più in assoluto, ai fini del lavoro cinematografico, ed è stato L'Idiota. Non abbiamo mai voluto farlo perché così noi siamo un Visconti stati dell'opinione, bisogna fare le cose che uno dei paesi nostri ha più possibile, insomma, che si conoscono di più, che hanno un'origine culturale più vicina. Però L'Idiota l'abbiamo veramente saccheggiato e in un certo senso realizzato con Rocco. Rocco e i suoi fratelli. Rocco è il principe Mishkin, Simone, cioè Salvatori, che ammazza Anastasia Filippovna, è Rogopin, insomma è assolutamente saccheggiato. E anche i caratteri, anche tanti personaggi minori, noi li abbiamo rubati da Dostoevskij, dall'Idiota, e portati in tanti film. La predilezione per il racconto breve da trasformare in film, penso a Senso e penso anche alle Notti Bianche, l'uno da Boito e l'altro da Dostoevskij. Visconti ce l'aveva perché sulla novella poteva aggiungere di più, la novella gli consentiva di lavorare di più di fantasia. No, no, guarda, è stato un caso quello di Boito, ho spiegato perché. Quello di Notti Bianche è che noi cercavamo una cosa piccola da fare. Dopo Senso, che era stato un film così a grande respiro, del quale non si era girata una parte della sceneggiatura, anche perché io ho sbagliato i tempi di Visconti, poi non l'ho sbagliato più, ma allora mi sbagliai. C'era tutto il viaggio, che era una delle ragioni poi che era piaciuta molto a Luchino nella scelta del racconto, cioè il viaggio della Contessa Serpieri attraverso la guerra, che non è stato girato, si dovette finire con un primo piano della valle in carrozza, perché a quel punto Guallino disse: abbiamo tanta pellicola per un film, abbiamo speso più soldi di quello che dovevamo spendere, basta. E non si girò. E allora io stetti bene attenta la volta dopo a scegliere una cosa così limitata per Siamo. fare un film di dimensioni, perché poi lo producevamo noi, insomma, in cooperativa, doveva essere, e poi costò moltissimo perché fu costruito tutto in teatro.